per le interviste del Prode Fernando. Oggi intervistiamo lo showman Masciarelli Stefano. Stefano Masciarelli. Allora, pochi giorni fa è stato il tuo compleanno, il giorno di San Valentino, il 14, no? E, che pensi, nella tua carriera ti ha portato fortuna San Valentino oppure non c'entra nulla? No, non c'entra nulla, tra l'altro pare che sia anche una festa fasulla, tra l'altro neanche così ufficiale. Stavo ascoltando appunto in questi giorni che si stava celebrando il compleanno di questo San Valentino, che in realtà è una festa un po' così, come dire, inserita per fare danaro. Ho capito, no, era soltanto una prima domanda. Era una prima domanda, diciamo, per iniziare il discorso. Allora, attore, doppiatore, comico e cantante. Chi più ne ha più ne metta, diciamo. Sei uno showman a tutto campo. Allora, hai iniziato, diciamo, a farti vedere, se possiamo dire così, durante il servizio militare, facendo una performance del soldato. Mi puoi dire qualche cosa su quella situazione? Ma sì, c'era un ragazzo che suonava il sassofono e doveva fare uno spettacolo lì nel cinema, diciamo, della caserma. E serviva una persona che leggesse questa poesia del soldato, e una volta enunciata la poesia avrebbe iniziato lui con il concerto. Non c'era nessuno che voleva leggerla, tutti si vergognavano, e allora lui, essendo di Roma, mi disse a me: a Romano, dammi una mano, leggila tu. Ci fa pure rima. D'accordo, la leggerò. Va bene, la leggerò io. Allora, diciamo, da questa cosa siamo partiti un po' verso il successo. Allora, hai fatto il cameriere, hai fatto il bagnino, e poi, diciamo, c'è stata una prima occasione, visto che tu imitavi benissimo un grande imprenditore, Gianni Agnelli, c'è stata una prima occasione che ti ha lanciato verso il successo. Anche in questo caso me lo puoi indicare un attimino? Ma è semplice, era il tempo della TV delle ragazze, era il 1990, e io andai ad un appuntamento insieme a un mio agente, e mentre si stava parlando del più e del meno, loro dissero: a noi servirebbe un operaio, una figura di un operaio che appunto facesse vedere ancora quali sono le caratteristiche, gli umori in fabbrica. E allora io lì mi è venuta l'idea e ho detto a queste ragazze, che era poi Serena Dandini la Amurri e Linda Brunetta, insomma, le tre cervellone della TV delle ragazze, io dissi: facciamo un operaio che parli con la stessa inflessione di Agnelli. Dice, allora loro mi dissero tipo, io feci questa imitazione, mi misero addosso una tuta, perché volevano vedere in video come veniva con la tuta, l'orologio sopra la tuta, e piacque molto, e da allora tirai fuori questo personaggio, l'operaio della Fiat. E poi venirono fuori, diciamo, da questa cosa le prime trasmissioni televisive, no? Sì, ci puoi parlare? La prima in assoluto. Ok, diciamo le prime, quelle che ti hanno dato un po' di successo, le puoi menzionare per favore? I primi... Questa, la TV delle ragazze, fu una trasmissione di successo. Poi seguì, scusate l'interruzione, sempre a loro appannaggio, e subito dopo Avanzi. Dopo Avanzi, le domeniche in con Mara. Con Mara Venier. Nel 94, 95, 96, 2002, sì. Le domeniche in. Allora, oggi che cosa stai facendo e qual è il programma prossimo che hai in mente di fare, diciamo, il programma professionale? Attualmente sto andando in giro con uno spettacolo che ho scritto io
e un altro ragazzo, Fabrizio Coniglio. Il titolo è Stavamo peggio quando stavamo meglio. È una commedia con un fisarmonicista mondiale. Facciamo rivivere al pubblico i famosi anni 60, 70, 80, 90 e li compariamo con quelli di oggi. E quindi alla fine l'equazione è stavamo meglio quando stavamo peggio. E c'è anche la musica in mezzo. Sì, c'è anche la musica. Sei canzoni, rifacciamo la stessa. Ti ricordi le feste del sabato pomeriggio? Sì che le ricordo. Bisognava portare una ragazzetta, altrimenti non ti facevano entrare. Noi riproponiamo la stessa identica cosa, dove comunque il pubblico è protagonista, in scena, in teatro, e ricreiamo quei favolosi balli della mattonella, prendendo il pubblico si diverte moltissimo con la scopa, con la bottiglia, insomma è un divertimento assicurato. A proposito della bottiglia, io ho conosciuto mia moglie tanti anni fa da bambini, proprio in quegli anni, proprio con il gioco della bottiglia, certo, quindi certo. Arrivò a lei diciamo il pegno da pagare e lo pagò su di me, certo. E sono 50 anni che siamo assieme. Infatti ne ha fatti di danni sia la bottiglia che la scopa, perché erano i primi momenti dei bacetti, delle pomiciate. Esatto, sì. Ci si conosceva lì. Esatto. Oggi invece i ragazzi si conoscono in discoteca, non si parla, non stanno sempre al telefonino e non si dicono nulla. Possiamo dire benissimo, quelli sì che erano tempi. Senti, Stefano, allora, visto che abbiamo parlato anche di musica, voglio concludere la tua intervista con un personaggio, diciamo che è amico sia a me che a te, il sassofonista Paolo Tomassini. È stato, come dire, uno dei primi a formare il mio gruppo musicale, col quale abbiamo ormai in giro da 25 anni. Allora, è uno dei affezionati, uno dei primi è stato. Allora grazie Stefano per l'intervista e salutiamo tutti gli amici del mio canale ed oltre e prima di tutti Paolo Tomassini. Ciao Paolo. Il grande Paolo. Ciao a tutti. Ciao. Voi dal prode Fernando e da Stefano vai? Masciarelli. Arrivederci, a presto. Ciao Stefano Masciarelli. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao.